alleanze politiche vengono prima delle leggi elettorali. La legge elettorale non costringe a fare queste, è il contrario. Il modello di accordo CSU-CDU è quello che ci piace, che mi piace. L'ho detto al congresso, l'obiettivo della mia segreteria è di fare sì che la Lega diventi la CSU del Nord. L'ho detto al congresso, quindi non ho difficoltà a ripeterlo. E stiamo lavorando per questo. Questo è il modello. Quale sia la legge elettorale, poi mi interessa di meno. Non è, se ci sono i fondamentali, se c'è la sostanza. Se la Lega riesce a intercettare la maggioranza dei consensi al nord, qualunque legge elettorale ci sia, un accordo politico con chiunque vede il modello bavarese, il modello CSU-CDU replicato qua, a prescindere dalla legge elettorale. Mi si dirà, la vostra è un'utopia, è un'ambizione irrealizzabile quella che la Lega diventi il partito egemone del nord. Io dico di no, ho detto l'altro giorno di una rilevazione che abbiamo avuto, fatto fare, abbiamo avuto sulla cittadini del Nord circa la questione se il Nord sia da considerare un'area discriminata e ingiustamente penalizzata dalle politiche del governo e se abbia bisogno di un piano straordinario di intervento, il Nord. Il 66% dei cittadini ha risposto di sì. E la pensa come noi, era una domanda molto leghista, diciamo. Quindi ci sono tutte le condizioni, dipende da noi, non dalla legge elettorale. La legge elettorale viene a valle, ma se c'è da parte nostra, se ci sarà, come voglio che ci sia, un'azione forte che porti la Lega ad essere in breve tempo quello che la CSU è in Baviera, allora si realizzerà. Capisco che la legge elettorale per le prossime elezioni probabilmente viene prima o in contemporanea, ma sono due cose assolutamente diverse.